compleanno! Ma grazie! Buongiorno e benvenuti! È molto emozionata per avere compiuto 21 anni, alcuni anni fa. Ma è difficile contarli, Quanto è passato, ma sembra ieri. E oggi invece siamo qui perché abbiamo scelto questa giornata di festa e di grande allegria per lanciare la prima patch in the box del 2024, che è anche la numero 27. Ho fatto un sacco di compiti. Hai visto? A volte molto ti ascolto bene. Quando parli, oltre a ingozzarmi di dolcetti. Vero? Ti ascolto. Sì, sì, sì. Molto bene. Quindi, nuovo anno, ma continuiamo con la tradizione delle patch in the box. Però, per non annoiarci, soprattutto per tenervi sempre sul... Su chi vive? Eccola qua! Cosa ci sarà dentro. Abbiamo delle novità quest'anno. Sì, abbiamo una formula... comodissima che ci avete chiesto, non in milioni, io quelli che ce l'avete chiesto in tanti. Ce l'avete chiesto in tantissimi, però un buon numero di persone ce l'ha chiesta, ci siamo organizzati, sono organizzate, a me piace sempre buttarmi dentro, e possiamo fare da questa prima uscita, dillo tu, non te la brucio, l'abbonamento alla patch in the box. In abbonamento, ma è fantastico, per cui non serve più stare lì con l'ansia, oddio, sono passate 6 settimane, adesso arriverà una patch in the box, quando c'è la prossima, me la sarò persa, che ci scrivete, ma è uscita, l'ho persa, potete abbonarvi. Come la vostra rivista preferita, ma più bella. Con tante cose da fare dentro, con tante stoffe bellissime, sempre nuove, sempre il gadget cucito da loro, sempre il kit, sempre l'attrezzino, ho già usato gadget, in realtà è sbagliato gadget, è la sorpresa cucita dal laboratorio di Patchwork Victim, il regalino, giustamente. E invece il gadget, l'attrezzino di cucito, le stoffe, il kit con le istruzioni che ce l'abbiamo solo noi, perché le facciamo apposta. Ma quest'anno ci sarà anche una cosa in più. E cioè? La seconda novità di quest'anno, oltre all'abbonamento, è che nelle box troverete un qualcosa, un filo conduttore, una sorpresa che si lega una all'altra nel corso di tutto l'anno. Un tema, quindi. Solo riferito a un pezzettino di box, perché badate bene, tutte le box saranno perfettamente autonome, quindi non è che se ne comprate una o due non avete tutto quello che vi serve per fare la cosa. Questa cosa di parlare solo di cose è fantastica. Certo. Però se le collezionate tutte avrete la possibilità di avere coordinato. Ah, vorresti anche tu un coordinato? Mai più senza il tuo coordinato. Quindi è un po' il principio del Tenente Colombo, ve lo ricordate? Chi non si ricorda il Tenente Colombo? Io lo amavo disperatamente. Ma perché era bello il Tenente Colombo? Uno, perché tipo lo sapevi prima e poi facevi era ovvio. Ma la cosa bella è che non ti serviva a guardare tutta la serie del Tenente Colombo per poterla seguire. Ogni episodio era un gialletto che iniziava e finiva. Certo, se però tu lo guardavi, avevi il valore aggiunto di questa cosa che lui deve dirlo a sua moglie e tutte queste piccole cose che ti rendono più fruibile, più godibile l'esperienza. Però anche una presa da sola era uno spasso. Sì. E questa è la patch in the box modello. Lei le ha messe tutte in fila in modo da coprire il taglio dei tavoli. Io avevo 6 patch in the box che potevo prendere, quale ho preso? Quella che... c'è il taglio sui tavoli, ma insomma io in realtà vi volevo parlare della formula Tenente Colombo, per cui questa patch in the box è perfettamente autonoma, perfettamente fruibile e ricca come siete abituati a riceverla, però compone un percorsino, sì. Che è un extra. Sì, non si toglie ovviamente, ma si aggiunge. Perché? E parliamo della convenienza dell'abbonamento, perché oltre alla comodità abbiamo pensato anche al risparmio. Davvero? E vabbè, però te non tieni niente.
scusate. Ok, allora, la Pecini Box presa singolarmente viene quest'anno 35 euro. Se ne prendete 6 e se la matematica non ci inganna, la cifra sarebbe di 210 euro. Facendo l'abbonamento e acquistandole tutte e 6 in una volta sola, senza rischiare di perderti niente, andrete a pagare 190 euro. Potete scegliere due modalità: Pecini in the Box senza spese di spedizione, ovvero ogni volta che la vostra box è pronta noi vi avvisiamo, voi venite a prenderla in negozio, oppure fate un ordine di stoffe, di quello che volete voi, e la spediamo insieme alla box. Opzione 2, acquistate la Pecini Box già con le spese di spedizione e quindi ogni volta che abbiamo una box pronta, vroom, vroom, ve la spediamo direttamente a casa vostra. Ovviamente se fra una box e l'altra volete acquistare qualcosa e non avete una fretta del demonio, noi possiamo accorpare la spedizione in modo da farvi... Non è che pagate le spese di spedizione in più, vi risultano in più se non acquistate altro e sapete che appena è pronta vi arriva, ma altrimenti troviamo il modo di accorpare le spedizioni con altri acquisti e non farvi pagare la spedizione 20 volte senza scopo. Ovvio. Quindi resta solo da scegliere modalità 1, modalità 2. E parlare un po' di cosa c'è nella prima patch del 2024. Mamma mia. Allora, anche qui novità, novità, novità. Allora, novità per quanto riguarda le stoffe. E le abbiamo qui da fine novembre e non ci teniamo. E ogni volta sia... Sì, non vediamo l'ora di dimostrarvele, non vediamo l'ora che le scartiate. Si tratta di una designer, di una novità. Non ci sono mai state queste stoffe all'interno della Pecini Box. Ecco, è una novità nel senso che è la prima volta che mettiamo le stoffe di questa designer, questa serie, no, proprio la designer in assoluto, sì, 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 nella Pecini in the Box. Ma non è che la designer sia esattamente un esordiente. No. Non è che sia una sconosciuta, non apprezzata. Fate due conti, immaginate un po' chi è che mancava all'appello di grandi nomi del design delle stoffe da patchwork. Secondo me hanno già capito. E proprio perché le stoffe erano belle 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 e tante e che stavano tutte bene insieme, questa volta non c'è il pacchettino e l'altra stoffa, ma c'è un grande, proprio anche più grande, c'è più stoffa del solito, un grande pacchetto tutto ben abbinato con la serie quasi completa di queste cose qua e ci sono design di qua. Sono, è bello ciccio, sì, è bello ciccio. Poi... ci sono tante varianti di colore, possibilità di abbinamento, è divertente. Ci piace. Poi c'è il kit, ovviamente è un kit diverso da tutti quelli che avete visto fino adesso. Mm-hmm. Molto carino. La cosa cucita da noi è un pochino invernale, quindi Cosa cucita da voi è grandissima, è tantissima stavolta. Eh sì, infatti avevamo seriamente paura che fra il kit e il pacchetto di stoffe che è un po' più voluminoso e la cosa cucita di noi... si chiudesse. Sì, ma si chiude. No, è molto molto bella la cosa cucita da noi. Poi c'è, ho sbirciato un attrezzino mai più senza. Sì, e mai più senza. Allora, serve per fare patchwork, si apprezza veramente tanto. Io so che qualcuna di voi ce l'avrà già, ma questo è ancora più bello. È davvero carino. Lo scopriremo. Vabbè, non possiamo spiegarvelo adesso, ma è il più carino che ho visto nel suo genere, perché è un attrezzo molto utile, per cui non è l'ultimo ritrovato, siccome è una cosa che serviva, è una cosa che esiste da tempo, però questo è proprio proprio carino. Sì. Sì. Stavo per fare il gesto dell'ergonomia, tenuta. No, perché è un gesto molto eloquente. Non abbiamo detto che nel kit c'è un pizzico di romanticismo? Oh sì, è vero! Pur sempre febbraio. Non è stucchevole, non è... Però è una cosina romantica. È febbraio. C'è sempre la ricetta. Questa volta, siccome... volevo giusto verificarne la presenza. 26
7 edizioni. Ok, la ricetta non era esattamente in tutte, ma era nella stragrande maggioranza delle box. Qui abbiamo ospite una... Ho visto! Sì, la ricetta imprestata da una cara amica che ne sa in cucina. Wow. Ne sa, e quindi... E che poi spiegheremo. Io lo lancerai il contest, mandaci la ricetta, mandaci soprattutto il cibo e poi noi decidiamo se è buono abbastanza da entrare nella Secondo fashion me box. Manda cibo, manda ricetta e verrà e poi una commissione forse ti seleziona per entrare nelle fashion box. Certo. Piace molto, molto. Beh, una nostra amica in effetti di recente ci ha portato una torta di mele che non era niente male. Ma continuiamo, non vorremmo mica fermarci a... Ma no, prima. Ma certo, ma infatti. Certo. Bene, quindi Patch in the Box pazzesca. Partenza nel 2024 con l'edizione 27 di febbraio, un po' romantica, ma non stucchevole, soprattutto molto ricca, con il pacchettone di tessuti della misteriosissima famosa designer. E... passa il sottotitolo, con la scritta misteriosissima, vedo queste braccine di pezza, un po' così. No! Allora, chiudiamo, prima che la ragazza qua svegli la qualunque, Patch in the Box, la trovate in negozio, la trovate sul sito, l'abbonamento lo potete acquistare sia sul sito che in negozio, insomma, passate un anno in nostra compagnia, a dicembre avrete tutto questo nella vostra stanza dei giochi. Nella vostra stanza dei giochi, a dicembre l'avrete anche consumato, con la possibilità di ricevere tutto eventualmente in abbonamento. È tutto sul sito, ve lo trovate, ci chiamate, ci mandate WhatsApp e ci dice: non si è capito niente di quel video lunghissimo, avete parlato mezz'ora ma non si è capito niente. Va bene, noi andiamo a festeggiare. Non è il mio compleanno oggi, il giorno in cui vedrete il video lo era il giorno in cui abbiamo girato questo video, che non è lo stesso giorno in cui svegliamo la Patch in the Box. No, ovviamente no. Perché adesso noi andiamo a festeggiare il video tra un paio di giorni. Bene, un saluto a tutte e buona Patch in the Box.